Buonasera, benvenuti all'appuntamento con Fair Play, una puntata questa sera particolare. Il cattivo tempo ci ha costretti ad organizzare tutto in studio. Avevamo in previsione anche dei servizi esterni con la nostra Barbara Venuti, che invece è qui con noi e che saluto subito, è nel nostro studiolo virtuale. Buonasera Barbara. Buonasera a voi, grazie. Vogliamo fare un po' un riepilogo delle cose che abbiamo seguito quando le condizioni meteo erano decisamente diverse. Non è stato possibile, ma parleremo d'altro perché con Barbara Venuti, vicepresidente di Consumatori Attivi, ci sarà modo di parlare della problematica legata alle batoste che sono già arrivate, ma altre sono in arrivo e sono annunciate sui consumi energetici, in questo caso quelli che riguardano le famiglie. Lo faremo ovviamente nel corso di questa trasmissione. Abbiamo anche altri ospiti, uno in studio, il professor Croci. Buonasera, Buonasera. professore, un fisico tecnico dell'Università di Udine, docente presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università Politecnico, Ingegneria di e Udine. Architettura. Quindi speriamo di aver detto tutto correttamente. Perché il professore Croci è con noi? Per parlare di energia. Perché è giusto affrontare il tema dell'attualità, le bollette pesanti, ma questa è l'attualità dove serve un intervento di aiuto da parte del governo, da parte delle amministrazioni locali, come può essere la regione, serve da parte di tutti senso civico e quindi risparmiare sul consumo energetico, però da qui a 5, 10, 15, 20 anni bisogna fare qualcosa affinché non ci si trovi più nelle condizioni attuali, cioè la guerra che la Russia ha scatenato contro l'Ucraina, la chiusura dei rubinetti del gas e siamo andati in crisi. E in particolare è andata in crisi l'Italia, che forse è un pelino indietro su alcune strategie e idee per come rendersi indipendenti dal gas e da questa situazione. Una cosa che non potrà essere fatta nel giro di una settimana, ci vorranno anni. Ma bisogna partire adesso con delle idee per essere pronti fra 10-15 anni. Vado a salutare anche l'assessore Fabio Scocimaro, che ringrazio per essere con noi, assessore all'ambiente e all'energia della Regione Friuli Venezia Giulia. Buonasera, assessore. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Con l'assessore avevo modo di parlare sia di questo tema, che il tema centrale di questa parte sarà anche l'energia nucleare, perché col professor Croci parleremo proprio di questo, ma anche dell'iniziativa della regione di stringere accordi con le nazioni a noi vicine per la valle dell'idrogeno dell'Alto Adriatico. Ci faremo spiegare nel dettaglio di cosa si tratta e in quale direzione si va con questa iniziativa. Con il professor Croci abbiamo un impegno alle 21:30, dobbiamo liberarlo, quindi andrei subito al punto. Io vorrei partire però da un video di una serie televisiva che ha ricostruito il disastro di Chernobyl, per partire poi con delle considerazioni dalle parole di Legasov, che fu l'investigatore di quel disastro. Sentiamo un breve passaggio della serie TV. Ci sono essenzialmente due cose che accadono all'interno di un reattore nucleare. La reattività che genera potenza o può aumentare o può diminuire. Tutto qui. Il combustibile incrementa la reattività, le barre di controllo e l'acqua la riducono, il vapore la accresce, l'aumento di temperatura la diminuisce. Questa è l'invisibile danza che alimenta intere città senza fumo e fiamma. E è bellissima. Quando le cose sono normali. Allora, queste le parole di Legasov ormai una quarantina di anni fa, e ci ha spiegato come funziona l'energia nucleare. Io le chiedo subito questo: si parla di prima, seconda, terza, quarta e adesso è venuta fuori anche quinta generazione del nucleare. Che cosa significa? Il principio è sempre lo stesso? Che cos'è che cambia? Allora, in larga parte per le prime tre generazioni il principio è sostanzialmente abbastanza lo stesso. Prima generazione è semplicemente quella sperimentale. Reattori sperimentali, per lo più anche militari o quant'altro. E la seconda generazione è di fatto quello che il nucleare è adesso. Il 90% dei più delle centrali che abbiamo sono queste di seconda generazione. Quindi perché si parla di terza, quarta e La quinta? Cioè si terza parla già è, della quinta quando ancora non abbiamo la diciamo, la terza? terza ce l'abbiamo,
in senso stretto, nel senso che è entrata da poco in servizio la centrale di Olkiluoto in Finlandia, che è una delle prime di questa terza generazione, che è un, diciamo, un miglioramento incrementale, cioè significativo. Cioè ma sulla sicurezza, di sicurezza, sul consumo di uranio? Essenzialmente cosa? Sulla sicurezza, più metodi passivi di sicurezza anziché metodi attivi, e quindi diciamo ci sono sicuramente livelli di sicurezza maggiori. Diciamo, le cause che hanno portato all'incidente di Chernobyl e anche quello di Fukushima non sarebbero più in grado di creare questo problema nella terza generazione, che era già progettata prima di Fukushima, quindi non come pensiero a posteriori, perché quelle possibilità, sia pure rare, di incidenti erano previste e ci sono già. Ma delle se oggi si pensasse di costruire una centrale nucleare, si andrebbe direttamente alla quinta generazione, saltando direi terza e quarta? Temo proprio di no. Se la costruissimo adesso sarebbe probabilmente di terza, sostanzialmente. La quarta fa parte di quello che vogliamo fare, e una volta che uno pensa a quello che vogliamo fare, si fa presto a dire anche quinta, sesta, perché una volta che uno parla di tecnologie non ancora non sul mercato, si può andare avanti all'infinito. La fantasia è libera, ma alla fine diciamo, gli strumenti attuali permetterebbero di iniziare a progettare e costruire una di terza generazione, che sarebbe più sicura della seconda e della prima, e dunque dovrebbe fare meno paura come idea. Perché il nucleare poi è associato a un timore che è dato sì. dalla bomba atomica e poi ovviamente dagli incidenti, perché in Italia dopo Chernobyl si stava riaccendendo di nuovo il tentativo di tornare al nucleare, poi è arrivata anche Fukushima e quindi si è chiuso di nuovo il discorso. Sì. Le nostre centrali sono state... Sì. Diciamo che in realtà ci sono fermate. Due facce della questione. Sicuramente c'è una paura diffusa e accettare o meno questo rischio, diciamo, fa parte di una scelta in qualche modo. Diciamo che il nucleare è quella strana cosa per cui ha una probabilità di incidente che da ingegneri cerchiamo di ridurre, possiamo ridurre tendendo diciamo a zero, e un'intensità potenziale dell'incidente, se per caso qualcosa andasse veramente storto, che cresce molto grande. Insomma, come il caso, delle statistiche che ci dicono che l'aereo è molto più sicuro dell'automobile, ma l'aereo non lo controlliamo noi, l'automobile sì, abbiamo meno paura, ma in effetti le statistiche ci dicono anche che gli incidenti sono molto più rari quelli aerei, però abbiamo paura di volare, molti quindi, hanno paura. Io personalmente, per esempio, non sarei eccessivamente preoccupato per la sicurezza, però non è solo quello che ferma il nucleare. Il nucleare è fermo in realtà mediamente da un 35-40 anni, se uno va nel sito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, ha tutti i dati, si vede che la maggior parte delle centrali che funzionano adesso hanno 35-40 anni. Perché sono di seconda, prima, seconda generazione? Praticamente tutte di seconda. Di seconda. Di fatto il nucleare è fatto dalle centrali di seconda generazione. Perché la prima era sperimentazione, come lei ha detto, la seconda esatto. è costruzione dell'energia nucleare. Volevo chiedere comunque, a parte della generazione, era una centrale un po' strana, di una famiglia un po' meno stabile, un po' meno sicura, però sempre nell'ambito della seconda. Ed è successo quello che è successo purtroppo. Intanto saluto Fabrizio Cicero, che prima non vedevo in preview e dunque non ero sicuro che ci fosse. Buonasera Fabrizio, direttore di Aspiag, di Aspiag FVG. Aspiag è il gruppo per intenderci titolare dei marchi Despar, Rospar, Interspar, ce ne sono tanti anche nel nostro territorio, non solo in Italia ma anche e soprattutto all'estero, quindi con lui proveremo a fare anche il punto di quello che succede all'estero sul fronte delle difficoltà che ci sono nella grande distribuzione organizzata. Assessore Scoccimarro, vengo da lei per il discorso del nucleare, poi andremo all'idrogeno, perché negli ultimi mesi ci sono stati alcuni passaggi importanti tra, per esempio, la nostra regione che ha provato ad evitare l'allargamento, il raddoppio della centrale di Kursk, che si trova a 120-130 km da Trieste e che è una centrale molto vecchia. E dunque si è provato a dire sarebbe meglio non raddoppiare, però poi le cose sono andate avanti e loro se ne sono infischiati nel parere italiano e vanno avanti a quanto pare peraltro con l'intervento anche di aziende italiane, industrie italiane che parteciperanno con i soldi e con le tecnologie e con il loro know-how in cambio di energia a prezzi vantaggiosi. Allora le chiedo di fare quindi un passaggio indietro di qualche mese, quando ci fu questa pronuncia italiana contro il raddoppio di Kursk, ma in effetti il raddoppio si farà a quanto pare. Non era forse meglio partecipare a questo punto? Innanzitutto
si è espresso il Ministero, ovviamente, a cui ha partecipato questo parere anche la nostra Regione, con i nostri tecnici molto validi, i quali hanno sollevato delle forti perplessità. Uno, in base a quello che ha detto l'ospite in studio, che insomma, uno scienziato è stato molto chiaro su quelle che sono le problematiche del nucleare nella vecchia generazione. Però anche, che si dice, lo diciamo soltanto noi, la centrale nucleare di Krsko è situata in un'area a medio-alto rischio sismico. E quindi quella è una delle grosse preoccupazioni, al netto delle scorie radioattive, perché si parlava della paura del nucleare, però poi il motivo per cui noi ragazzi di destra facciamo politica nell'87 del referendum votammo contro, perché al netto della sicurezza e della paura del nucleare si lasciava alle future generazioni le scorie radioattive, e questo è il problema che sussiste tuttora. Poi la beffa è che siamo stati circondati in tutte le Alpi, in tutta Europa, da decine e decine di centrali nucleari che fra l'altro ci forniscono l'energia. A questo proposito spesso si è detto, ma tanto ormai invece di subire e quindi essere, come si suol dire in dialetto istro-veneto, becchi e bastonai, o cornuti e mazziati in romanesco, vittoresco anch'esso, prendete, partecipate e avete l'energia. È vero, ma quello non è che poi i cittadini della nostra regione hanno un cavo diretto e che avremmo l'energia a prezzo bassissimo. Questo beneficio ce l'hanno le aziende, come correttamente riportato nel vostro servizio, e il vantaggio sarebbe appunto per queste aziende e per quelle che partecipano e chi partecipa nel capitale, che ricordo stiamo parlando di cifre molto molto importanti che certamente la nostra regione non potrebbe mettere sul mercato italiano, e quindi il beneficio sarebbe a questo punto diviso per i 60 milioni di italiani. Quindi in concreto non sarebbe nessun vantaggio, ma solo svantaggi ad avere una centrale, certamente rifatta con criteri attuali, ma comunque ricordo su un'area sismica, quindi il rischio c'è. Quello è un motivo molto importante per cui noi ci siamo opposti in maniera molto forte. Però non se ne sono, come detto, non ci hanno proprio considerato su questo. Beh, vabbè, però ho un impegno col professore, assessore, mi scusi, mancano 2 minuti alle 21.30, sì, l'assessore deve scappare, certo. E quindi io voglio andare un attimo, poi dopo tornerò con lei su questo tema, perché c'è la notizia appunto delle industrie italiane che parteciperanno all'allargamento, al raddoppio di Krsko. Per quanto riguarda invece altre fonti energetiche verso le quali si può andare in maniera più sicura e più semplice anche, immagino, no? Quella dei termovalorizzatori, sì, che peraltro già funzionano, ce ne sono parecchi in Italia, ce n'è uno a Trieste, ce n'è uno a Brescia, che nel bel mezzo della città e che fornisce l'acqua calda, in sì, pratica d'estate sopperisce a tutto, il servizio d'inverno per buona parte. Secondo lei è una strada questa maggiormente percorribile? Anche se, come per il nucleare, anche qui c'è molto ostracismo, molto ostruzionismo. Ostruzionismo ci può essere più o meno su tutto, naturalmente, in qualunque occasione. È chiaro che è da fare bene, ovviamente, ma sicuramente può essere una soluzione. Non è la soluzione per antonomasia, è chiaro che non si può pensare. È chiaro che il termovalorizzatore deve essere a valle di una raccolta differenziata, deve venire dopo tutto il riciclo possibile e immaginabile, però resta una quota, diciamo, non riciclabile, non riutilizzabile, che è più che ragionevole andare a utilizzare. Professore, il tempo è scaduto, io le riporto però il saluto di un suo ex allievo, un saluto al professor Croce, mi è arrivato un messaggio in tempo reale, che è stato mio docente di energetica applicata nel 2007, cosa pensa del geotermico, una fonte forse trascurata, 30 secondi altrimenti perde il treno. Il geotermico vero ce l'abbiamo inventato noi, il geotermo elettrico all'Arderella in Spagna e in Toscana. E quindi si potrebbe... È bellissimo, ma lo stiamo già usando purtroppo, non ce n'è di più di quello che stiamo usando. Beh, non a caso il suo allievo era quello nel 2007, siamo nel 2022, infatti. Evidentemente in 15 anni qualcosa è stato fatto. Grazie, okay, grazie professore, perfetto, la ringrazio. E allora torniamo un attimo dal signor Scocimarro per dire di questa dunque iniziativa che si farà. Assessore, si raddoppia a Krsko, l'industria italiana partecipa. Certo, adesso vengo un po' a quello che è forse il problema. Se da un lato come Stato, come linea di governo, come Paese abbiamo deciso di non attuare il
programmi nucleari con l'energia nucleare nel nostro paese, però poi ci troviamo grosse aziende che invece decidono di investire per centrali all'estero. È un po' un paradosso. A dire il vero, però, poi Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, nel loro programma non hanno completamente chiuso al nucleare. C'è una possibilità che venga valutata anche questa soluzione per risolvere i problemi energetici del nostro paese da qui a 10 anni, 15 anni. È corretto, l'avete detto bene in studio prima. Le future tecnologie, gli scienziati stanno lavorando, e se mentre il treno passato non ci ha visto protagonisti per i motivi che vi ho spiegato prima, il futuro sì, perché abbiamo certamente grandi scienziati, una grande tradizione che partiva da Fermi, andare a studiare appunto il nucleare di nuove generazioni. Quello che studia è lo scoppio delle stelle, dovrebbe spiegarlo meglio il vostro ospite che se n'è andato e che praticamente va sul nucleare cosiddetto pulito, che non dovrebbe lasciare scorie, e però ripeto, io faccio come istruttore, nella mia laurea universitaria non prevede nessun esame di fisica, e quindi non sono adatto a spiegare nel dettaglio questo. Certamente è un nucleare che si basa sul fenomeno naturale che regola appunto la fisica del... Diciamo che sul fenomeno naturale si regola anche l'idea dell'idrogeno, no? Che è stata abbracciata, sì, come possibilità. C'è anche l'idrogeno, ma c'è anche un'altra soluzione, mi permetta, che è quello che mi sarebbe piaciuto confrontarmi con il vostro gradito ospite, sì, nel nucleare mini centrali di 300 mega, che sono in questo momento attive in fase sperimentale in quattro nazioni, che sono Gran Bretagna con la Rolls-Royce, gli Stati Uniti con la General Electric, in Giappone con la Mitsubishi e in Cina con l'azienda di Stato, no? Perché in questo momento stanno facendo questa sperimentazione. Quindi questo è un'altra frontiera del nucleare. E poi, come diceva, l'idrogeno, che è partito già un paio di anni fa, questo tipo di progettazione nella nostra regione, con degli accordi COSNAM, che è stata finalizzata nei giorni scorsi con la Valle dell'Idrogeno, che vedrà protagonista la nostra regione, la Croazia e la Slovenia. Tra un attimo approfondiremo questo tema, c'è stata la presentazione, insomma, di questa iniziativa nei giorni scorsi, tra un po' le chiederemo di spiegarci un po' più nel dettaglio di che cosa si tratta. Volevo cominciare a entrare però nell'ambito del problema dei consumi e intanto, come vedete, il titolo di questa sera ha cercato di stimolare un po' il dibattito: nucleare no, bruciare immondizia no, eolico no, cosa facciamo? E bisogna chiederselo, ma bisogna chiederselo anche in fretta, perché l'attualità è quella delle bollette pesanti, ma se andiamo avanti di questo passo le bollette saranno sempre più pesanti, avremo altre crisi, speriamo di no, ma potranno sempre capitare, crisi economiche, guerre, problematiche varie che ci ricondurranno al problema che stiamo vivendo adesso. Bisogna porre le basi affinché eventuali problematiche simili a quelle che stiamo vivendo oggi non pesino più come stanno pesando oggi sull'economia, sull'industria e sul portafoglio delle famiglie, sui bilanci delle famiglie italiane. Volevo chiedere a Cicero di Aspiag Service, non nel dettaglio perché immagino sia anche difficile farlo, però all'interno del gruppo c'è qualche differenza tra le sofferenze che si stanno patendo dal punto di vista energetico in Italia, Croazia, Slovenia, Ungheria, in tutti i paesi europei nei quali il vostro marchio è presente? Direi di no, perché per quanto riguarda i costi in Austria, in Ungheria e in Croazia sono abbastanza allineati con i nostri. In Slovenia abbiamo avuto la lungimiranza di fare un contratto a prezzo bloccato, e quindi fino a quando il contratto sarà valido non subiremo tutto quello che sta succedendo. Di certo la situazione è molto molto difficile e complicata, i costi energetici sono più che triplicati nel giro di poco più di un anno, e come può ben immaginare, per noi che viviamo di energia elettrica è veramente difficile e complicato.
Eh sì, e poi tra un po' vedremo invece quali sono le altre difficoltà che si stanno patendo sempre a causa del caro prezzo dei carburanti, per esempio immagino sui trasporti e su tutta un'altra serie di servizi che sono ovviamente legati all'attività della grande distribuzione organizzata. Un Esattamente. passaggio anche con Barbara Venuti. Barbara, intanto chiedo scusa a chi ci sta inviando messaggi perché ne stanno arrivando tanti che si rivolgono al professor Croce che purtroppo questa sera è successo di tutto, con il cattivo tempo sono cambiati i programmi un po' di tutti. Barbara è qui, il professore ha dovuto riorganizzarsi e quindi ha dovuto lasciarci alle 21:30, ma prometto che faremo un'altra serata con il professore e faremo rispondere al professore a tutte le domande che ci state inviando. Per esempio, ce n'è una che chiede cosa pensa dell'acciaieria di Porto Nogaro. Sono tutte domande che faremo al professor Croce e in un'altra occasione. Barbara, voi siete un osservatorio, direi privilegiato di un problema, è un ossimoro. Ma privilegiato perché? Perché raccogliete tutte le istanze e le problematiche della gente comune che vi chiede aiuto, vi chiede consiglio. Immagino che in questo periodo siano aumentate a dismisura le telefonate che arrivano dal centralino di consumatori attivi, è così? Posso confermare, solo questa settimana sono arrivate circa una ventina di segnalazioni e prima di uscire dall'associazione e arrivare qua, c'è stato proprio un contatto, in merito a queste bollette che ormai raggiungono i tre zeri, che spesso sono anche complicate da leggere e riportano dei numeri ovviamente di difficile comprensione. Ecco, io sto ascoltando, tantissime cose questa sera, tutte molto interessanti, però mi pare che la soluzione sia ancora molto lontana. Noi come associazione, ma non solo noi, direi su scala nazionale, stiamo segnalando la problematica dell'impennata dei prezzi per quanto riguarda il bene energia già da oltre 2 anni. Quindi un'impennata sicuramente speculativa che è iniziata in era pre-Covid e nessuno ha fatto assolutamente nulla. Quindi sembra quasi una beffa, no? L'incentivazione all'ibrido, all'elettrico, quando poi se devo andare a ricaricare il mezzo, no? Che dovrebbe non essere inquinante, permettermi di utilizzare anche il centro della città, mi costa quasi più che una bolletta domestica. Quindi queste sono cose che devono far riflettere. Le segnalazioni che noi riceviamo ovviamente sono di persone normali, che hanno una vita normale, e che già di fatto in modo autonomo cercano di essere attenti e responsabili nei consumi. Quindi mi viene quasi da sorridere quando leggiamo, no, quei consigli che ci dicono di condividere la doccia, condividere le case, di trasferirci da amici e parenti o magari di andare a abitare in terre più calde. Intanto magari se qualcuno ce la compra, no, la casa da un'altra parte, oppure ci spiega come fare questo trasloco. Oppure ci consigliano di cuocere la pasta quando l'acqua è arrivata a ebollizione e quindi di chiudere il fornello. Ecco, mi sembra un po' che questi consigli rasentino quasi la presa in giro, perché ormai ognuno di noi ha messo in pratica abitudini e ha delle attenzioni che riguardano soprattutto l'utilizzo degli elettrodomestici, diciamo così, energivori. Quindi ormai quasi tutti noi abbiamo sostituito i vecchi elettrodomestici con quelli di classe superiore. Siamo attenti se abbiamo delle tariffe biorarie ad utilizzare questi elettrodomestici nel momento in cui è più conveniente, però più di tanto non può essere fatto. Ecco, quando io leggo che il frigorifero dovrebbe essere staccato la sera o va ridotta la tensione, sorrido, perché comunque il frigorifero è collegato anche a un congelatore, non è che possiamo accendere, spegnere, aumentare, abbassare la pressione, o diciamo quella che è la potenza di un frigorifero, o ci dicono di usare in un'unica soluzione il forno perché consuma di più se l'accendo o riaspengo. Ecco, diciamo che le attenzioni e la presa in carico arrivati a questo punto non può più essere del consumatore finale che è fin troppo responsabile, ma deve arrivare dall'alto, quindi con una politica seria, costruttiva per quanto riguarda il comparto energia che probabilmente manca da moltissimo tempo. Quindi noi come associazione accogliamo tutte le segnalazioni, ricordiamo che c'è anche lo sportello ARERA, che è lo sportello dell'autorità garante, che permette attraverso un numero verde di segnalare quelle che sono eventualmente delle incongruenze tra i contratti, ovviamente quella che è la fatturazione.
c'è anche lo sportello del consumatore con all'interno una piattaforma, quindi un comparatore che ci permette eventualmente di simulare la nostra situazione per capire qual è il venditore più Sì, poi conveniente. tra un attimo parliamo anche torniamo ancora sul discorso del mercato libero, il mercato tutelato e cosa era questo discorso prima di questa tempesta e se cambia qualcosa adesso, come rapportarsi rispetto a questi temi. Con Fabrizio Cicero torniamo invece sulle problematiche della grande distribuzione organizzata, che poi sono problematiche che possono in qualche modo avere delle conseguenze sui consumatori. È chiaro che le aziende stanno facendo di tutto per non far pesare sulla tasca dei consumatori quelli che sono i problemi, ma a un certo punto però i costi stanno aumentando. Quali sono le maggiori difficoltà in questo momento storico della vostra attività e se ci sono in programma delle iniziative che tendono al risparmio da parte di Aspiag rispetto ai costi di gestione, che possono essere, non so, chiusure anticipate, chiusura la domenica, non lo so, quello che avete in mente per provare a ridurre i costi per fare in modo di non dover poi ribaltare sui clienti, il maggior danno. Beh, innanzitutto noi ormai da anni, in tutti i nostri nuovi punti vendita andiamo ad installare i pannelli fotovoltaici per cercare di arginare un po' e compensare un po', però i pannelli riescono a sopperire in minima parte, naturalmente, perché un punto vendita ha bisogno veramente di tantissima energia elettrica. E utilizziamo da sempre quello che è l'attenzione massima nella gestione, quindi nell'utilizzo delle attrezzature nel momento in cui servono, però come può ben immaginare questo si può fare solamente con una minima parte di attrezzature, perché dopo i frigoriferi, le celle, tutto quello che serve a garantire la qualità, la salubrità dei prodotti, naturalmente non può essere minimamente considerato. E quindi il risparmio lo possiamo fare solo con un intervento da parte governativa a questo punto, un intervento da parte da qualcuno che non siamo sicuramente noi, perché noi oltre ad utilizzare quello che è la gestione del buon padre di famiglia non possiamo assolutamente fare. Non è previsto una riduzione, non sono previste riduzioni di orari di lavoro e non sono previste neanche le chiusure domenicali, perché comunque noi riteniamo anche di dover fare un servizio sociale, di continuare a fare il nostro mestiere per i consumatori. Rispetto alla pandemia, che aveva dei problemi diversi, no? Non tanto di aumento dei costi, ma di difficoltà per tutta una serie di problemi, le chiusure, tutto quello che abbiamo subito, quindi servizi anche ridotti. Questa situazione qui, vi sta creando più problemi? Non parlo di natura di costi e neanche di ricavi, se vogliamo, perché con la pandemia poi sappiamo che il comparto della grande distribuzione organizzata comunque si è tenuto bene in piedi, ma dal punto di vista delle difficoltà gestionali, più problematica, è stata più problematica la pandemia nei suoi momenti più duri o questo momento qui? Beh, sicuramente è stata più problematica la pandemia in termini organizzativi e di tutela dei nostri colleghi nei negozi e dei consumatori, ma proprio dal punto di vista organizzativo. In questo caso non c'è un problema organizzativo, non dobbiamo tutelare i colleghi nei negozi piuttosto che i consumatori. In questo caso dobbiamo cercare di risparmiare al massimo i costi dell'energia elettrica, ma se pensiamo che a brevissimo dovremo pensare anche al riscaldamento e quindi anche all'utilizzo del gas, anche se per noi è una minima parte, possiamo ben immaginare che in termini organizzativi era un problema la pandemia, in termini diversi, quindi di costi, è un grandissimo problema questo. Andiamo di nuovo dall'assessore Fabio Scoccimarro. Assessore, allora cominciamo un attimo a delineare quello che è lo scenario che la Regione immagina dal momento in cui ha avviato questa iniziativa della Valle, si è inserita nel discorso comune con Croazia e con Slovenia di questa iniziativa della Valle dell'Idrogeno dell'Alto Adriatico. Intanto dal punto di vista delle tempistiche, questa è un'operazione
a medio o lungo termine, non parliamo di breve perché il breve è impossibile, ma a medio o a lungo termine può portare allo sviluppo concreto di produzione di energia o comunque di utilizzo dell'idrogeno come fonte energetica? Allora, nel breve si può andare su altri tipi di energie, pensiamo a quella solare, per esempio, come comunità energetiche tra il comune e i privati, e queste stanno partendo questi giorni con finanziamenti anche importanti. Guardate, siete dalla regione e quindi qui avrete tutte le informazioni, sia i comuni che i privati, come pure per il risparmio energetico e anche delle associazioni sportive. Non solo dei comuni, del privato e delle aziende. Ed è un'iniziativa che si può mettere in campo i prossimi mesi. Invece, quello che avete citato prima, cioè la valle dell'idrogeno, questa avrà un progetto europeo che il 20 settembre abbiamo presentato a Bruxelles, vedrà una prima tranche, se vincitori, di 25 milioni entro la primavera, ma poi nei prossimi 5 anni verrà sviluppato. Quindi non andremo a impattare immediatamente. Poi ricordiamo che l'idrogeno è certamente una bella energia pulita, ma è più costosa del gas metano, per esempio, e quindi del GPL. Quindi voglio dire, non è che poi il vantaggio economico sia particolare, se non quello appunto ambientale. Il futuro, quello che era fantascienza qualche anno fa, comincia a essere scienza applicata, ma non la potremo applicare domattina se non in qualche intervento spot, come è stato fatto a Bolzano, come stanno facendo in Veneto, come faremo noi comunque con dei progetti concreti anche cominciare dal prossimo anno. Penso a Tor Viscosa, penso alla Cegas a Trieste, penso a quello che vuole fare il Comune di Monfalcone, l'azienda dei trasporti di Gorizia, però sono tutte, penso agli autobus all'idrogeno, una ventina che arriveranno con i fondi del PNRR, e quindi ci sono iniziative, ma rispetto a quello che chi ci ascolta vuole sapere se avremo un risultato immediato, quello lo puoi avere soltanto intervenendo a livello di Europa, mettendo un tetto al prezzo del gas Sì, e quella è l'attualità, chiedendo. quella è la gestione dell'attualità che non ha nulla a che vedere con la Quella a strategia. caso, chi ci ascolta vorrà sapere che è tutto molto interessante, Sì. sia quello che sto dicendo io che quello che ho detto il professore prima. Però noi quest'inverno abbiamo delle bollette pesantissime, questo è inutile nasconderci, bisogna dirlo, ed è una speculazione, come è stato correttamente detto, poi un pezzo me lo sono perso, che ho perso le linee, caduta la linea, ci sarà veramente un problema notevole e questo si può intervenire certamente aiutando le aziende e anche le famiglie che sono in difficoltà, ma non si risolve il problema globale se non si interviene a livello europeo sul problema del gas, che, come è stato detto correttamente, è iniziato molto molto prima della guerra in Ucraina, quindi non è la conseguenza appunto delle tensioni con la Russia a livello di energia, ma è una cosa che nasce Vabbè, ben prima e una grande speculazione. il grosso però è arrivato lì, insomma, l'esplosione del problema a livelli Ma attuali. era iniziato prima, se guardate le statistiche e guardate la curva dei prezzi, era già iniziato prima del 24 Beh, erano febbraio. Quindi forse con la curva avvisaglie. speculativa è iniziata, quindi l'intervento appunto che bisogna fare in Europa, perché troppo spesso questa Europa è forte con i deboli e debole con i forti, come in questo caso. Quindi vanno fatti interventi forti da parte degli stati ed è auspicabile che l'Italia, che è un paese fondatrice, una delle più grosse potenze industriali del mondo, possa questa volta farsi valere. Sì, Barbara, l'assessore ha detto una cosa corretta, cioè noi diciamo tante cose belle per quanto riguarda le strategie, vogliamo fare, facciamo quello che vogliamo, l'idrogeno, l'eolico, tutte le rinnovabili di questo mondo, il nucleare, che ne esca anche un'altra di energia futuribile, però il problema imminente è quello che voi state toccando con mano ogni giorno, davvero è una situazione che rischia di diventare una catastrofe sociale, quella con l'arrivo dell'autunno ci sarà gente che non potrà accendere i riscaldamenti, quindi non potrà riscaldarsi. Parliamo davvero della prima necessità delle persone, come il cibo, no? Come alcuni alimenti che sono di prima necessità, c'è il riscaldamento che diventa una cosa di questo tipo, di prima necessità. Ma il gas costa uno sproposito. Quindi servono degli aiuti. Secondo te si sta facendo abbastanza in Italia per aiutare le famiglie? Barbara?
Era per me la Sì, era domanda? per te, era per te. Allora, guarda Francesco, per quanto riguarda le famiglie, sostanzialmente è stato prorogato per l'ultimo trimestre dell'anno l'intervento del governo, soprattutto in termini di bonus sociale, quindi parliamo di ISEE fino a 12.000 euro, con azzeramento degli oneri, presenti in bolletta, ed è stata mantenuta l'IVA al 5% per l'utenza domestica fino alla fine dell'anno. Non è sufficiente perché di fatto ci si ripone l'interrogativo su quello che andrà ad accadere dal 1° di gennaio. Detto questo, sono degli interventi momentanei. Se pensiamo anche alla rateizzazione delle bollette, è durata soltanto per le prime 4 fatture dell'anno, quindi al momento non è più possibile rateizzare con quelle 10 mensilità previste dalla precedente legge di bilancio. Quindi oggi il cliente domestico che è in difficoltà deve telefonare al proprio distributore, chiedere la possibilità di rateizzare, sperando non sia stato già moroso nelle precedenti fatture, e accettare sostanzialmente quella che è la proposta che viene fatta dal proprio distributore. Quindi comunque una situazione difficile. In questi giorni allo sportello sono arrivate famiglie che sono in questa situazione, che hanno già una morosità regressa e che oggi sono nella difficoltà di non poter pagare le bollette che arriveranno o addirittura di non poter accendere il riscaldamento. Io, se posso, volevo approfittare della presenza del direttore di Aspiag perché spesso ci viene rivolta una domanda in associazione, a volte anche un po' provocatoria, in cui ci dicono: vista l'emergenza, per quale motivo non è inattuabile la chiusura domenicale della grande distribuzione? No? Lei prima diceva che di fatto fornite un servizio alla collettività, che però va quasi a cozzare, no? Con quella che è la situazione emergenziale. Quindi rivolgo a lei questa domanda perché mi è stata riposta anche in questi giorni: per quale motivo non è possibile pensare ad una chiusura la domenica? In questo momento, con l'organizzazione che abbiamo e con tutto quello che ne consegue, sarebbe veramente impossibile pensare a tornare indietro a 15 anni fa, quando tutte le domeniche eravamo chiusi. Ritengo che si è sentito parlare di questo tema, credo ne stiano anche discutendo, però ad oggi non c'è assolutamente la possibilità di applicare questo, a meno che dopo non ci sia chi è proprietario dei punti vendita che decide di farlo. Io parlo della nostra azienda, parlo della grande distribuzione che in generale si sta comportando così. Poi in realtà ci sono piccoli imprenditori, proprietari di punti vendita che sono liberi di farlo e decidono di farlo I liberamente. cosiddetti affiliati, giusto? Affiliati, affiliati, Sì, sì, noi via. abbiamo il nostro gruppo in Italia ha oltre 300 affiliati, in questa regione ne abbiamo circa una sessantina. Sono proprietari del loro negozio, della loro attività, e possono quindi fare quello che vogliono sostanzialmente, pur essendo Sì, affiliate ad altri. assolutamente sì, hanno l'insegna Despar, noi gli passiamo il know-how e sono a tutti gli effetti degli imprenditori che lavorano con il nostro servizio, con la nostra insegna. Torniamo un attimo dall'assessore Scocimaro. Assessore, poi ci avviamo a chiudere questo tema e a liberare anche i nostri ospiti, ai quali ovviamente va il mio ringraziamento per essersi intrattenuti anche più del dovuto, ma questa sera è stata una serata particolare, abbiamo dovuto riorganizzare tutto. Quindi grazie a Fabrizio Cicero, grazie all'assessore Fabio Scocimaro. Un'ultima domanda per lei, assessore, sul termovalorizzatore. Ce n'è uno a Trieste che funziona, mi pare bene, ce n'è uno a Brescia, come abbiamo detto poco fa, che funziona altrettanto bene, sempre a quello che ci risulta. E non si lamentano i bresciani, ma nella nostra regione è previsto ancora un intervento di questo tipo? È un tema delicato anche questo, perché poi incontra l'ostruzionismo di chi ritiene che questi impianti facciano male, inquinino, e che dunque sia meglio non farli. Eppure, però, se andiamo a vedere quello che succede da altre parti, appunto, c'è la soluzione in parte del problema energetico, in parte anche di quello dei rifiuti, perché i rifiuti in un termovalorizzatore sono quelli che poi non vanno a finire in discarica e rimangono lì a saturare le discariche. Quindi volevo da lei un chiarimento su questo tema, che tra l'altro è molto dibattuto in regione. Si farà o no e dove? Diciamo che a livello teorico è possibile prevedere un impianto di termovalorizzatore per bruciare la parte finale del rifiuto, pare in maniera molto semplice finché i telespettatori ci capiscono bene, cioè non tutto è riciclabile, non tutto si riesce appunto a mettere nel ciclo
ciclo dell'economia circolare e quindi c'è una parte che va bruciata, quindi è termovalorizzata, quindi produce anche energia e produce anche calore. Questo o lo facciamo noi, con un vantaggio indubbio economico, o lo facciamo fare ad altri pagando, quindi ci costa di più, e ci costano di più anche appunto le tariffe dell'immondizia, quindi andremo a pagare di più in questo caso, perché se altri fanno un servizio per noi, dobbiamo mandare in Germania o altrove questi appunto rifiuti, certamente avrà un costo maggiore. Come farli? Non è oggi previsto dove, non è nessun progetto arrivato, solo voci e chiacchiere, e poi è ovvio che chiunque ha una casa, una villetta, non vorrebbe avere come vicino di casa un termovalorizzatore, questo è ovvio, quindi verificheremo se sono le condizioni e dove, e se sì, in maniera che sia un impatto vicino allo zero e possibilmente molto lontano dalle abitazioni, delle zone industriali piuttosto che. Però posso rassicurare tutti i presidenti della regione che non c'è un comune oggi che ha una domanda o un progetto in itinere. Beh, però abbiamo adesso, io facendo un po' una ricerca su questo tema per prepararmi alla trasmissione, a Monfalcone qualche anno fa, credo, la stessa azienda che ha costruito e gestisce il termovalorizzatore di Brescia, la A2A se non sbaglio, voleva trasformare la centrale a carbone probabilmente in una del tipo di quelle di cui stiamo parlando, cioè termovalorizzatore. Ci fu all'epoca probabilmente una sicuramente un no, insomma non si andò avanti su quella strada. Oggi ci si lamenta però della centrale a carbone. Dunque bisogna che poi anche insomma ci si decida su quello che vogliamo. Non è una domanda a lei, ma è il senso del titolo che abbiamo messo in sovrimpressione: bruciare immondizia no, nucleare no, eolico no perché deturpa, non inquina ma deturpa il paesaggio. Cosa vogliamo per l'energia del futuro? Ma su Monfalcone c'è veramente una beffa, perché la centrale doveva essere chiusa nel 2025, di fatto era dismessa, ma con la crisi del gas ha dovuto riaccenderla per pochissimo tempo. Comunque diciamo che è in preallarme per poter funzionare, perché altrimenti noi alla sera non potremmo avere l'energia che ci serve. Quindi diciamo che nel sistema di rete di energia è una energia di riserva, quindi quasi una beffa. E certo, tutti vorrebbero che nel proprio giardino di casa non ci fosse il minimo disturbo, ci mancherebbe, tutti noi lo vorremmo, però bisogna cercare di portare avanti delle politiche di ambientalismo molto importante, ma che tenga conto della presenza dell'uomo. Quindi io lo chiamo un ambientalismo dal volto umano, e parlo di uomo come genere umano ovviamente. E quindi questo è la strada da seguire, quindi andare nella massima rigorosità nel scegliere che tipo di intervento fare, di salvaguardare al massimo il paesaggio della nostra regione, che come scriveva Ippolito Nievo, siamo un piccolo compendio dell'universo, e quindi dobbiamo andarne fieri, preservarlo e mantenerlo più bello e intatto nei confronti delle future generazioni. Però in tutto questo si inserisce che abbiamo uno stile di vita e delle industrie a cui serve l'energia, e da qualche parte pure produrla, come tutto questo produce anche rifiuti, potremmo chiudere con una battuta, poi la saluto: anche l'ambientalismo deve essere sostenibile. E certamente, ci mancherebbe. Grazie assessore. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie all'assessore Fabio Scoccimarro. Vado a salutare Fabrizio Cicero, che ringrazio ancora una volta per essere stato con noi. E Fabrizio, magari ci sentiremo più avanti per monitorare la situazione, perché a noi sta a cuore capire quello che succede al consumo, perché poi si parla molto di ciò che accade e le problematiche che stanno subendo le aziende, e questo è giusto che lo si faccia, ma ci sono anche i consumatori che stanno soffrendo tanto e che hanno bisogno di aiuto in questo momento da parte dello Stato, e possibilmente di avere anche condizioni di acquisto che non risentano troppo delle problematiche energetiche e quindi dei costi che stanno salendo a dismisura. Grazie a Fabrizio Cicero di Aspi FVG. Quando volete, ci sono. Grazie. Barbara Venuti, grazie. Rimaniamo solo noi qui e diamo dunque un'occhiata a quello che
è successo ultimamente perché noi ci siamo occupati a più riprese di una zona della città, via Zuglio. Ebbene, possiamo dire con un pizzico di orgoglio che dalle nostre inchieste è nata un'interrogazione, risposta scritta da parte del consigliere comunale Enrico Bertossi di Prima Udine al sindaco. Perché? Perché il sindaco da 4 anni non risponde ai cittadini. Vediamo se riusciamo a dare un'occhiata. Allora, abbiamo il touch in questo momento che ha deciso di prendersi un po' di pausa, lo riattiviamo tra un attimo. Dunque, i nostri interventi evidentemente hanno smosso un po' le acque, adesso ci si aspetta da parte del comune che risponda almeno al consigliere Bertossi, perché poi questo fa parte proprio delle regole dell'amministrazione. Quando arriva un'interrogazione a risposta scritta, ci sono dei termini che vanno rispettati per rispondere e noi aspettiamo, tranquilli, tranquilli, ma non tanto, perché saremo vigili, la risposta del Comune sui quesiti posti da Bertossi e non solo da Bertossi, anche da noi. Sì, ma la situazione la monitoriamo ormai da fine primavera, inizio estate, come tante altre nella città. E credo che il cittadino meriti considerazione, in questo caso forse ci si è completamente dimenticati dei residenti di Via Zuglio. Tra l'altro mi ha fatto molto piacere, mi fa molto piacere quando i cittadini decidono di far rivalere i propri diritti, comunque in questo caso hanno completamente ragione, perché perlomeno chiedono una risposta e chiedono un'indicazione su come muoversi e che cosa fare. Per cui io continuo a ringraziare soprattutto la signora Luisa che personalmente monitora la situazione, spesso mi avvisa quando accade qualcosa, come per esempio quando c'è stato brutto tempo, i pini, i famosi pini marittimi, avevano perso qualche pezzo qua e là. E prima che venissero a spostarli, ovviamente ci sono state settimane di difficoltà. Detto questo, ovviamente noi speriamo che Bertossi riesca ad avere delle risposte. Mi risulta che oggi ci fosse consiglio, per cui è probabile che ne stiano discutendo già oggi, quindi magari la prossima settimana, Francesco, potremo avere anche qualche notizia in merito. Noi sicuramente non molliamo la presa, questa come altre, torneremo, lo anticipo già anche in via Ronchi. Per quanto riguarda quel rudere che avrebbe dovuto essere più o meno, diciamo così, abbattuto andando a cercare proprietario, comunque pareva dall'ordinanza che abbiamo trovato che avrebbero dovuto agire in tempi brevi, nel frattempo è passato un po' di tempo e questo anche per molte altre zone della città che ci vengono segnalate. Noi ovviamente rispondiamo alle segnalazioni, cerchiamo di capire cosa accade, cerchiamo di informarci. Se troviamo dei documenti, meglio anche. Se i residenti ci forniscono informazioni a noi ignote, noi siamo sempre a disposizione. Quindi, Francesco, per quanto riguarda Via Zuglio e non solo, ecco, noi siamo assolutamente presenti, sia come associazione che come redazione di Udinese TV. Se mi permetti, volevo dare giusto ancora un'informazione sul tema che abbiamo trattato anche con gli ospiti di questa sera e ricordare che quando noi abbiamo bisogno di un servizio, siamo noi che andiamo nel negozio o chiamiamo, diciamo così, la persona o l'azienda di cui abbiamo bisogno. In questo momento è assolutamente difficile per quanto riguarda ovviamente i prezzi ormai schizzati alle stelle nel mercato dell'energia. Se riceviamo delle telefonate, non facciamoci intimorire con guarda che sei obbligato a cambiare, guarda che ti arriva la multa, guarda che devi mettere il rilevatore della perdita del gas perché altrimenti vieni sanzionato. Non crediamo a tutte queste cose, cioè non crediamo affatto. Chiudiamo il telefono, non apriamo la porta, non firmiamo e non sottoscriviamo contratti con venditori che vengono alla porta, perché poi è facile attivarli ed è sempre molto complicato tornare indietro. Ricordo che il mercato tutelato per quanto riguarda l'energia elettrica ci permette di avere ancora tutto il 2023 dalla nostra parte per riflettere, quindi abbiamo tutto il tempo per capire cosa accade in un momento e in un mercato assolutamente molto, diciamo così, suscettibile di quelle che sono le speculazioni finanziarie. Per quanto riguarda invece il mercato del gas, dovremo scegliere se siamo ancora nel tutelato da 1 gennaio del 2023. Quindi il tempo lo abbiamo, se siete in difficoltà contattateci, se siete più o meno abili nell'utilizzo dei sistemi informatici utilizzate i comparatori di tariffe come già esistono per molti altri servizi e in ogni situazione, ecco, mi raccomando,
piuttosto prendetevi del tempo per decidere e non sottoscrivete nulla. Bene, grazie a Barbara Venuti che è venuta qui in studio perché in esterna questa sera era impossibile fare qualsiasi cosa con il diluvio che si è abbattuto sulla città. Scriveteci al 340-2615873, potete inviare un SMS o un WhatsApp oppure mandateci anche un messaggio di posta privata attraverso la pagina Facebook Udinese TV per fare le vostre segnalazioni. Sono arrivati messaggi sul tema dell'energia che coinvolgevano anche con alcune domande il professor Croce che anche in questo caso per le problematiche di cui abbiamo parlato ha dovuto riprogrammare la sua serata e dunque l'abbiamo tenuto con noi soltanto un quarto d'ora, ma ci torneremo con il professor Croce a parlare di queste tematiche perché ci ha dato già alcune spiegazioni molto interessanti circa il nucleare, i termovalorizzatori e le altre fonti energetiche verso le quali si potrebbe andare per assicurarci un futuro meno fosco, meno problematico e meno preoccupante in caso di nuove crisi e nuove situazioni come quella che stiamo vivendo in questi giorni. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con Udinese TV, ci vediamo la prossima settimana.